Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola della nostra liberazione. Non sarà molto facile che possiamo noi avere sulla terra questa grazia degli Apostoli di vedere Gesù trasfigurato. Ed è un dono che Gesù ha fatto ai tre maggiori Apostoli per rafforzarli certamente nella fede. E dopo dirà di non dire niente a nessuno, perché praticamente dirà loro un altro segreto, che è quello che prima di arrivare a questa trasfigurazione del suo corpo nella resurrezione dovrà passare attraverso la passione e la croce. Non possiamo chiedere al Signore di avere sulla terra questo dono di vedere la finalità della vita sua e anche la nostra, perché anche noi saremo trasfigurati, anche noi ritorneremo alla resurrezione. Non sappiamo come, ma evidentemente dobbiamo aspirare all'immortalità, e questo è non solo un diritto, ma è un dovere. Si sente dire molta gente: chissà se risusciteremo, non possiamo esserne sicuri, però bisogna rassicurarci sulla parola di Dio che noi non morremo. Quindi in qualche modo, non sappiamo come, anche a noi è riservata questa gloria, questa luce, questo entrare nella verità, perché in questo mondo viviamo così per approssimazione, ma nell'altro mondo, nell'altro, nel dopo la nostra morte, anche noi arriveremo a questa visione e bisogna essere conseguenti alla nostra fede e non pensare solamente che a questa vita, ma pensare al seguito, pensare all'immortalità, perché tutto ci rassicura che la nostra vita non è caduca, ma che è per sempre. Ma io stamattina vorrei soprattutto insistere su una cosa importante. Se noi non avremo, certamente nessuno di noi può aspirare
ad avere questa grazia particolare di essere sicuri dell'immortalità, della glorificazione di Cristo, della sua bellezza che noi con cui ci incontreremo un giorno. Però se noi siamo fedeli alla preghiera, fedeli al silenzio e non andare a cercare di qua e di là preghiere, devozioni e non essere mai contenti e miracoli e grazie, e puntiamo su questo, puntiamo sulla visione di Dio, puntiamo sulla visione di Dio. Io vedrò la tua gloria e mi basta. Noi preghiamo unicamente per chiedere questo, quest'altro, andiamo dietro le devozioni, questo santo sarà quello che ci intercede, quello che fa tante grazie, quello che ci aiuterà. Sempre io, e non siamo capaci di spogliarci del nostro io. Non siamo capaci di uscire dal nostro interesse personale, dalle nostre paure, dai nostri bisogni. E c'è una frase stupenda nella liturgia: sarò sazio quando ti vedrò, quando vedrò la tua gloria. Sarò sazio quando vedrò la tua gloria. Questa è la grazia, questa. Non le altre, non quelle spicciole, perché sappiamo che in questo desiderio, in questa sete di vedere Dio, in questa sete di essere finalmente sazio della visione della tua gloria, c'è tutto. Sono comprese tutte le grazie, sono comprese tutte le liberazioni. Che cosa ci chiede Dio? Che cosa ci chiede? Il desiderio, questa sete di Lui, questa aspirazione a poter vedere questa sua gloria, questo ci chiede. E quindi bisognerebbe non disperderci, bisognerebbe puntare unicamente su questo punto. Siamo nel cammino, la meta è questa: sarò saziato quando vedrò la tua gloria. E questo è questa sete, questo bisogno, questo desiderio unico si raggiunge solamente, unicamente con la preghiera costante, alimentando il nostro desiderio, se veramente ci contiamo, se veramente ci vogliamo contare, bisogna dedicare tutti i giorni ad alimentare questo desiderio. Ecco, se noi credessimo veramente che la cosa è così grande, così importante, davanti alla quale la nostra vita, con i successi o con i dolori o con le sofferenze, diventa nulla, diventa un attimo, diventa un batter d'occhio, capite? Allora troveremmo il tempo di alimentare questo desiderio. Io non parlo continuamente della preghiera, vorrei dire, ce n'è anche troppa, si prega troppo, ma si prega male, ecco. E quindi non dovete pensare a pregare di più, aggiungere alle preghiere altre preghiere, andare a cercare le devozioni, non so, a capo del mondo. No, pregate bene,
E ricordatevi che la preghiera non sono parole, la preghiera sono desideri, la preghiera sono aspirazioni, la preghiera sono tacere, entrare nel silenzio e alimentare il desiderio. Ho sete di te, ho sete di te. Quando sarà che verrò a vedere la tua gloria? Quando sarà quel giorno in cui nascerò alla vera vita? Manifestare continuamente questi desideri. Allora non vedremo forse sulla terra il volto raggiante del Cristo, il volto luminoso del Cristo, ma in un certo senso, interiormente, lo sentiremo tanto vicino a noi, godremo tanto sulla terra della sua amicizia, che non possiamo non esserne sicuri. Abbiamo già qua il pegno, la sicurezza che un giorno andremo a vederlo. E vorrei desiderare a tutti noi che siamo qui presenti, a tutti noi in questo giorno che si apre così raggiante, così pieno di speranza, di un giorno vedere, essere sazi nella visione del suo volto. Come il sole il suo volto brillò e le sue vesti divennero candide come la luce, e proprio per noi si trasfigurò. Come il sole il suo volto brillò e le sue vesti divennero candide.